Buonasera a tutti e bentornati su Radio Doppio Zero per una nuova puntata di Palcoscenico, la rubrica dedicata agli artisti di Puglia. Questa sera siamo in compagnia di Alessandra Gaeta. Ciao Alessandra! Ciao! Alessandra è una danzatrice, anzi una danzautrice, e ora ci spiegherà lei meglio cosa intende con questo termine. Che difficile. Allora, partendo dal termine proprio, quindi danza autrice, autrice di danza, mi viene subito da dire, per cui mi è piaciuto in passato un po' definirmi in questo modo, perché non mi sento proprio di essere una coreografa, quindi diciamo che parlo un po' più per gli addetti ai lavori, certo. Però come autrice mi sento più autrice di me stessa, comunque di quello che voglio dire attraverso la danza, e quindi il linguaggio del corpo. E questo qua. E quindi c'è una, diciamo, differenza secondo te tra l'essere coreografo e l'essere danzautore? Allora, in parte sì, in parte no. Cosa cerco di spiegarlo? Sì. Allora, un coreografo, diciamo, spesso, almeno nell'accezione un po' più antica, se vogliamo, più passata, è colui che è coreografa, che si destreggia con dei passi e li passa ad altre persone, quindi è una trasmissione, è più un'operazione di trasmissione di una partitura. Invece penso che l'autore prima di tutto parta da un discorso più personale, quindi somatico, e quindi che fa su se stesso prima che sugli altri. Per cui potresti anche dire sì, vabbè, anche il coreografo fa questo, cioè per forza deve passarlo prima su se stesso. Però è il danzautore... È come se fosse un autocoreografo, quindi si realizza le partiture da solo. Wow. Invece il coreografo è più, diciamo, le trasmette, quindi le passa. E penso che sia un po' più intima come definizione. Io penso. Ok, molto interessante. Hai reso bene l'idea. Tu sei anche fondatrice di un collettivo, mm-hmm, che si chiama Collettivo Factoril, mm-hmm, con il quale sei stata ospite presso il prestigioso Palazzo BN di Lecce, ex storica sede del Banco di Napoli, che oggi è una location molto elegante, molto legata al concetto di luxury, e in qualche modo attraverso questa performance, di cui sono state protagoniste altre danzatrici, un po' hai portato il tuo concetto di danza che va oltre i confini di quello che può essere definito un luogo deputato, no, per la danza. Mm-hmm. No? Spiegaci un po' intanto cosa è avvenuto all'interno di Palazzo BN e questo concetto proprio di danza oltre i suoi confini. Allora, diciamo che è sempre stato uno degli obiettivi o dei focus del collettivo quello di portare da subito, fin dalla prima costituzione, fin dalla nostra anche prima esperienza appunto autoriale, quindi di spettacolo e di performance, quella di non ancorarci a dei luoghi sempre istituzionali, che sono appunto il teatro, appunto dei luoghi che sono per la danza, quindi che abbiano per forza un palcoscenico, che abbiano per forza il tappeto danza e via dicendo. Infatti ci siamo sempre ancorati un po' al laboratorio urbano Rigenera, quindi è nato proprio lì il nostro collettivo, proprio perché ci piace portare la danza in quei luoghi che non hanno tutte le... cioè, insomma, ci piace metterci in difficoltà e quindi andare, anche come nel caso del Palazzo BN, fare delle performance anche un po' più site specific, quindi pensare a delle restituzioni o degli spettacoli che vadano in mezzo alla gente, come in quel caso lì. Noi eravamo esattamente su un pavimento di marmo e danzavamo in mezzo alle persone all'interno di un'inaugurazione. Abbiamo portato questa performance che si chiama Azioni per quattro corpi, che appunto è pensata per quattro danzatrici, come c'erano Francesca Bovino, Barbara Mazzetta e Maria Chiara Vitti, e abbiamo ideato un po', diciamo, sotto la mia guida, ma in condivisione totale, come appunto è la nostra politica all'interno del collettivo. Abbiamo condiviso diverse idee, diversi quadri, e li abbiamo messi insieme
un po' partendo da Tamara Dalempicka come immaginario, insomma, poi dopo piano piano, avendo diciamo come sottotesto e ambientazione un po' lo swing, quindi quello che era stata la commissione che ci veniva da Push Studio, quella di diciamo muoverci e immaginare di essere all'interno dell'ambientazione, per esempio del film di del Grande Gatsby, quindi wow. E quindi un po' anni 20, 30, quindi abbiamo giocato un po' con questa. Bene, quindi una bellissima commissione di varie forme d'arte, se così possiamo dire. Ed ora vediamo un po' di scoprire quale sarà il prossimo appuntamento con la sua danza, cosa porterà in scena il 13 maggio se non erro e dove, di cosa, insomma, cosa ci dobbiamo aspettare da questa performance. Allora, sì, appunto, il 13 maggio sarò all'interno di questo festival che si chiama Babele Off, che è gestita dal Zero Meccanico Teatro, che è un teatro indipendente che si trova a Gallipoli. E sono molto onorata di aver ricevuto questo onore e condividerò la serata del 13 maggio con altri artisti, appunto, con anche altre forme d'arte, come dicevamo poco prima. E lo spettacolo che porto in scena in quel contesto è Small Poetry Dance, con l'hashtag davanti, che è un format che ho messo su dal 2020 in poi, dopo le mie small terrace dance che sono legate alla necessità di essere realizzate in posti non convenzionali dopo la pandemia, quindi all'aperto, nei giardini, un po' come si è fatto con Alessandro, che ci ricordiamo benissimo. È nato questo altro format nel 2021 in cui io appunto ho messo insieme la poesia e la danza. E durante questi 20 minuti di performance sono appunto alterno alcune poesie, in particolare una da me scritta, ad altre poesie che vi invito a scoprire, quindi venite a vedere lo spettacolo. Certo. E anche in quel caso lo spettacolo ha una partitura, ha una struttura che però si adatta e si confà alla location che mi ospita, quindi non vedo l'ora di essere in questo luogo bellissimo che tra l'altro conosco bene e mi piace anche dire che questo appuntamento, in particolare l'appuntamento del 13 maggio, si chiama La Festa delle Lingue Longhe, lo leggo proprio. E con me ci saranno anche Marta Lagna, Massimo Pasca e poi ci sarà qualche altra performance appunto dello Zero Meccanico Teatro, quindi un bel evento ricco e noi vi invitiamo assolutamente il 13 maggio ad andare a vedere Alessandra e comunque anche questo spazio, poi è sempre l'occasione di fare un salto in Salento e Gallipoli poi con queste temperature che finalmente stanno migliorando sarà l'occasione giusta. Allora, noi ringraziamo Alessandra per essere stata qui con noi, ti aspettiamo come sempre per i tuoi prossimi progetti, quindi alla prossima. Grazie a voi.